Ma vedi com'è la situazione, cioè non si sa niente. No, non lo so. Acqua c'è. Adesso devo stare tranquillo, è la mia occasione per recuperare tantissimi punti in campionato. Scaldo un attimo le gomme senza rischi e poi spingo e cerco di andarmene via. Salvadori, scatenato Salvadori che in classifica è a meno 20, è il secondo della classifica e ci crede Luca Salvadori con la sua BMW. Prova ad andare via, gioca il jolly, attacca, attacca e spende tutto Luca Salvadori perché è un momento buono per lui con bike. Già dopo poche curve il feeling è veramente molto buono. Guido la moto senza sforzo, fa quello che voglio, vado forte senza rischiare. Sembrerà banale dirlo, ma con il bagnato il rischio è sempre dietro l'angolo. Quindi il prossimo giro guarderò la tabella, vedrò il distacco da quello dietro e inizierò a gestire la situazione. Thank you.
Salvadori. Salvadori al stava esagerando però riparte. Stava andando però ciao. Attenzione, tra l'altro un brutto punto e non brutto punto. Levati di lì. Bravi ad evitarlo, gara buttata per Salvadori. Inutile nascondersi dietro un dito. Ho fatto un errore. Con questo forse si chiude il campionato e mi dispiace. Però se voi avete visto qualche mio video, sapete che sono uno che se ha anche una minima speranza, continua a lottare. E qualche volta, come è già successo, mi piace darvi delle pillole di coraggio, delle pillole di carica che possono servire a tutti voi. Come avete sentito anche il commentatore, vedendo quello che è successo a un primo impatto, e anche a tutti voi, può sembrare che tutto sia finito, può sembrare che il campionato è andato, ma quando uno sa gli sforzi che ha fatto durante tutto l'anno per essere lì, la forza e l'impegno che ci ha messo per essere a quel punto e per lottarsi il campionato, non c'è manubrio storto, non c'è pedana rovinata che possa fermarti. Avete visto anche dalle immagini, tutti mi davano per spacciato, ma purtroppo per loro la moto si è riaccesa, io non mi sono fatto niente, ho il sangue negli occhi e adesso andiamo a prenderli tutti. Ci ha provato. Non sappiamo, stava forzando tantissimo ovviamente. No, ma sei riuscito al tornantino, però probabilmente ha aperto troppo presto. Sì. Una scivolata stupida, tra virgolette, nel senso, con quelle scivolate che non ti fai nulla, però ti rallentano in modo veramente... Sì, è già oltre, penso, la ventesima posizione, se riuscirà a ripartire, quindi tra gli altri, sì, gran andata, perché gli altri lo hanno oramai già seminato, lontanissimo, quindi è rientrato Luca Salvadori, ci arriva questa informazione, peccato davvero, vediamo se comunque passa, della vita una bella rimonta. E passa così... E il primo è andato. Mamma mia, cosa gli ho ripreso in una staccata. Ok, sono già sull'anzi ed annunzio, da qui è tutto di guadagnato, quindi ancora, passiamo il più possibile, con calma, senza fare errori come prima, e testa bassa. Decimo, sì, D'Annunzio è tredicesimo. Gira in 51 e 58. Come ha fatto? Gira 3 secondi più veloce di Sgroi e di Coi. È già davanti a D'Annunzio che è tredicesimo. D'Annunzio è girato in 2.05 e 140. Perché è caduto al tornantino lì, si è rialzato e ripartito. Ha perso 10 posizioni, però la moto penso sia intatta. Così no, è intatta per fare quei tempi di Salvadori. Lui. Assolutamente è intatta la moto. Davvero una gara folle, l'ho già detto. In questo pomeriggio pazzesco qui a Vallelunga. Sto passando a ripetizioni persone su persone in pochissimi giri. Non so dove mi trovo, non so quanti ne ho passati, non so nulla. So solo che finché avrò qualcuno davanti lo devo passare per tenere aperto il campionato. È incredibile,
dopo due giri da quando sono caduto, vedo già il primo alla mia destra che sta facendo il tornantino. Sto recuperando secondi su secondi, devo farcela, devo tenere aperto questo campionato fino all'ultima gara. L'impossibile è diventato possibile in due giri. Con la moto mi sta galleggiando a 200 all'ora e non è una bella sensazione. Speriamo ci fermino e ci facciano ripartire in una situazione più sicura. Immaginavo finisse così, purtroppo. Hanno interrotto la gara per bandiera rossa per le condizioni veramente troppo pericolose. In questo momento ero in P3, avevo il primo a una cosa come 3 secondi, mancavano 5 giri, era fattibilissimo. Ma comunque adesso rientriamo in box e vediamo cosa decidono. E luci che dovevo passare a rosse, il resto cosa voglio dire. Poi ho visto il primo giro P18, ho detto boh. Poi ho visto il secondo giro, non mi ero neanche reso conto delle condizioni fosse perché ero proprio incazzato. P9, ho detto cazzo, la fase è un po'. Poi secondo giro P5, ho detto dai, a sto punto ha iniziato a venirmi in mente l'idea di vincere. Ho detto no, meglio di no, perché sono andato al curvone e lì al curvone era una situazione veramente da pazzi perché la moto galleggiava a 200 all'ora, quindi ho detto bene, adesso sono terzo, ho visto un moto che c'è stato in fondo tra Goi e
incredibile. E quindi adesso vediamo cosa succede. Comunque abbiamo apprezzato la tua mossa quando hai detto, capito, nella BMW tipo toro impazzito, ma molto alla Marquez, non esageriamo con i parole, però ho detto prova a tenere un'accesa, invece purtroppo mi si è spenta, ho un po' pistolato per le chiamate elettroniche e sono riuscito a riaccenda per fortuna. Bravo, e adesso la lasciamo concentrare, ciao Michele. Speriamo di ripartire adesso. Ma quindi com'è? Cioè non si sa niente? No, non lo so. Però non avevate fatto il 70% di gara. Ma qui ci fa ripartire. Ci dovrebbe essere una ripartire. A me ci fa ripartire per 5 giri perché hanno levato un giro. Un giro? Nulla? No. Danno il pupo. No, non è il 70%. Non è nulla. Manca 4 giri. Su 10 manca 4. O la fanno finire al giro dopo. Allora quanto? Ma non è il 70% di gara. Non è neanche il 50%. Bene ragazzi, immagino che voi come me in quel momento non stiate capendo niente di quello che è successo o non è successo, quindi cerco di farvi un recap molto rapido. Prima vi ricordo però di farmi un piccolo favore, di iscrivervi schiacciando il pulsante qui sotto se è la prima volta che vedete uno dei miei video e vi è piaciuto. Se invece siete già iscritti, di attivare la campanella per le notifiche. Dicevamo, la gara è stata interrotta al sesto giro, ma in questi casi quando viene dato bandiera rossa viene presa la classifica al quinto giro. Qui non si sa come mai, probabilmente per il fatto che c'erano dei doppiati, la classifica è stata presa al quarto giro, quando io ero nel pieno recupero. Quindi in poche parole sono stato classificato come ottavo, perché in quel momento ero in quella posizione mentre stavo recuperando durante la gara. In questi casi, se non si è raggiunta il 70% dello svolgimento della gara, sempre o viene annullata o la gara si interrompe e viene rifatta appena ci sono le condizioni per farla. Qui è successa una cosa molto strana, perché? Perché ci è stata detta che la pista era inagibile, non si poteva girare, e fin lì ci poteva stare, e quindi nonostante avessimo fatto solo 4 giri di gara ufficiali ovviamente, ci hanno mandato a casa e ci hanno dato solo metà punteggio, con il risultato del quarto giro. Cosa che non sta né in cielo né in terra, perché quando non si fa neanche il 50% di gara, viene o annullata, e quindi come se non fosse successo niente, oppure viene rifatta, viene rimandata. E per me che mi stavo giocando il campionato, questo dimezzamento dei punti è stata una cosa molto brutta, perché non ho potuto giocarmela. E quindi per recuperare quei punti che mancano, al momento 17 e mezzo, ho solo la gara di domani, dove dovrò giocarmi il tutto per tutto. Però capite che se abbiamo due gare da giocarci e ti vengono tagliate le gambe così, è bruttissimo. Ma non sto neanche a dirvelo, avete visto. Oggi ero per terra, sdraiato, ultimo, e stavo facendo quello che stavo facendo. Domani è ancora un'occasione per provarci e di sicuro farò tutto quello che mi è possibile per provare a vincere questo campionato. Anche se ci vuole un miracolo e domani devo fare la gara perfetta. Quindi mi raccomando, non perdete gara 2, perché ci sarà il finale di questo stupendo campionato che si deciderà solo all'ultima gara. E non vi anticipo niente, ma tanta roba. Gas, e ci vediamo al prossimo video.